Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi continueremo la seconda parte del manuale e se non avete ancora visto la prima parte vi lascio il link in descrizione o anche qui sopra. Nello scorso video ho parlato dell'origine e della conformazione del cavallo, in questo invece andremo a parlare dei loro manti e delle loro caratteristiche. Detto questo, iniziamo subito! Iniziamo dal dire che il colore del manto dipende dalla quantità di pigmenti o dalla colorazione naturale presenti sulla sua pelle. Quasi tutti i cavalli hanno la pelle scura, tranne dove hanno macchie bianche come sul muso o nella parte bassa delle zampe, dove la pelle è proprio rosa. Solo i cavalli albini hanno la pelle rosa ovunque e la maggior parte dei cavalli che si presentano bianchi in realtà sono grigi, quindi facciamo una distinzione ben precisa. Gli albini presentano il muso, il contorno degli occhi e le parti delle zampe inferiori con una colorazione rosa. I cavalli grigi invece hanno la pelle scura ed è ben visibile sul muso e attorno alla bocca. Passiamo adesso ad elencare le colorazioni dei manti, ma prima dobbiamo suddividerli in due categorie, i mantelli semplici e mantelli composti. I mantelli semplici sono appunto formati da un solo colore, e sono il sauro, il morello e il bianco, o chiamato anche albino. I mantelli composti invece sono formati da più colorazioni e ne fanno parte il baio, il palomino, il grigio, il roano, il cremello o perlino, il falbo o dan e tanti altri manti di cui parleremo successivamente. Partendo dai manti semplici abbiamo il sauro, che è un rosso oro, fulvo, con coda e criniera più scura o più chiare. E ha diverse tonalità. Poi abbiamo il morello, che è nero in ogni parte, incluse criniera e coda, e il morello puro è molto raro. E infine abbiamo il bianco o albino, ne abbiamo già parlato precedentemente, ma ribadiamo che hanno la pelle rosa sul muso e sulle zampe. Adesso andiamo ad analizzare i manti composti. Partiamo dal baio. Il baio è un marrone rossastro con la coda, la criniera e la parte inferiore delle gambe neri. Ci sono poi le varianti del baio, che sono il baio chiaro, che è più chiaro del baio con sfumature di giallo, e il baio scuro, che è un marrone scuro spesso con zone più chiare. Inoltre il buckskin, o chiamato anche Isabella, è una variante del baio diluito col giallo. Il palomino è un mantello dal giallo al color biscotto. I peli del corpo sono dorati e crine e coda sono bianche. E ovviamente ci sono diverse varianti. C'è poi il grigio, che è un manto con peli e crini bianchi e neri mescolati, e possono esserci diverse varianti: il grigio chiaro, il grigio scuro e il grigio pomellato. Il roano è un mantello a tre colori mescolati e può essere roano rosso, ovvero un sauro con alcuni peli bianchi. Il roano blu, ossia un morello con peli bianchi che danno appunto un colore vicino al blu, e infine il roano baio, che sarebbe un baio con peli bianchi. Il cremello o il perlino è un mantello color crema, pelle rosa e occhi blu. Ha coda e criniera rossiccia o gialla. E infine abbiamo il falbo, o chiamato anche Dan. È un manto diluito che varia dal color crema al grigio argento. E presenta la riga di mulo e le zebrature negli arti, come nel caso dei fjord. Fanno parte dei mantelli composti anche gli Appaloosa e i Pezzati. La pezzatura Appaloosa è tipica della razza Appaloosa, appunto, e presenta delle pezzature bianche sulla groppa, e ci sono varie tipologie di pezzature. Può essere maculato o leopard, che presenta delle macchie scure sul mantello bianco. C'è poi il blanket, che significa lenzuolo, che ricopre completamente la groppa, e infine c'è il blanket con macchie, quindi sarebbe il lenzuolo bucato. Poi ci sono le pezzature standard, tipiche dei Paint Horse, e vengono riconosciuti 5 tipi di pezzature: il tobiano, overo, tovero, sabino e splash white. Il tobiano è un mantello pezzato, le zampe sono di norma bianche e la pezzatura incrocia solitamente il dorso o la groppa. La testa è scura con rari segni bianchi. L'overo è anch'esso un mantello pezzato, con macchie bianche sui lati.
Il garrese, dorso, groppa e addome sono generalmente pigmentati e presentano macchie bianche sulla faccia e gli arti sono scuri. Il tovero, invece, è una pezzatura mescolata fra il tobiano e l'overo. Domanda: come distinguere un overo da un tobiano? Per spiegarlo semplicemente, il tobiano è scuro con macchie bianche, mentre l'overo è bianco con macchie scure. Riprendiamo da dove eravamo arrivati. Il sabino è un tipo di pezzatura che presenta arti bianchi, soprattutto posteriori, e inoltre presenta delle macchie bianche sulla faccia. Lo splash white è una pezzatura molto estesa con bordi netti che danno l'idea di un cavallo immerso nel colore e presenta sempre occhi blu. Per concludere, adesso vediamo alcuni manti particolari, che sono il rabicano, il flea bitten o moscato e lo striped. Il rabicano è un manto con la presenza di peli bianchi sui fianchi e alla base della coda. Il flea bitten o moscato è un mantello grigio chiaro con ciuffi di pelo scuri. Lo striped, infine, presenta delle striature in tutto il corpo. Bene ragazzi, il video è concluso. Spero che il video vi sia stato utile e spero ne sia valsa la pena attendere tutto questo tempo per la seconda parte, e fatemi sapere se volete una terza parte. In ogni caso, fatemi sapere voi nei commenti quale manto preferite, qual è il vostro preferito, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!